presento la nuova Maserati Ghibli con un motore diesel sotto al cofano. Non era mai accaduto in 99 anni di storia del tridente. So che avete già storto il naso e se vi chiedo che rumore pensate possa fare siete ancora più terrorizzati, quindi ve lo faccio sentire subito. Non male, vero? Sembra un vuoto benzina ed è un regalo degli ingegneri di Modena che hanno montato sugli scarichi posteriori due attuatori che forniscono questo suono, secondo me degno di una Maserati, ancorché turbo diesel. Quanto al motore, è la massima evoluzione del 3000 V6 della WM100. Ci hanno lavorato anche gli uomini Maserati che lo hanno portato fino a 275 cavalli e 600 Nm di coppia, che sono un valore eccezionale per la categoria e soprattutto considerando che non è un biturbo. Le prestazioni sulla carta sono molto interessanti perché parliamo di un 6,3 secondi per l'accelerazione da 0 a 100 km/h e di un consumo dichiarato, quindi teorico sulla carta, di 5,9 litri ogni 100 km in media. Il bello però viene quando si guida, perché parliamo sempre di una Maserati e quindi a parte il suono del motore ti dà una sensazione davvero sportiva. Il feeling in particolare che c'è, insomma, è di essere un tutt'uno con la macchina. Lo sterzo è molto diretto, non è uno sterzo elettroidraulico, è uno sterzo tradizionale, ovviamente opportunamente tarato per essere sportivo. Poi il cambio è molto veloce con questi paddle al volante che tra l'altro sono di alluminio vero, potete sentire anche il rumore. E le marce sono 8, un cambio della ZF molto veloce e preciso. Ora sto viaggiando in modalità sport con l'assetto nel settaggio più rigido ed è piatto al punto giusto, ti consente degli inserimenti di curva molto rapidi e in uscita c'è una motricità sorprendente. Ricordiamo infatti che dalla scheda tecnica la Ghibli ha un differenziale autobloccante di serie. E poi c'è l'anima da viaggiatrice della Ghibli, perché se si mettono diciamo il settaggio delle sospensioni normal, il cambio in modalità automatica completa, la macchina diventa veramente molto educata, molto morbida anche sulle asperità del terreno, e un assetto un po' alla tedesca, ed è anche molto ben insonorizzata perché tutta la vetratura della macchina è doppia. E poi hanno lavorato molto bene i tecnici Maserati sull'isolamento del motore anteriore, quindi non si sente che è un diesel. Ma vi devo parlare anche dello stile di questa Ghibli, perché pur sempre una Maserati, e in questo caso il design conta tantissimo. La Ghibli infatti è un macchinone, sfiora 5 metri di lunghezza, ma non si direbbe, lo vedete da questo design, a cominciare dal muso, tremendamente agguattato al terreno, molto profilato, e un segno caratteristico del frontale è dato da questa ideale linea di congiunzione fra il faro, Vixeno ovviamente, e la calandra, tipicamente Maserati, con questa forma trapezio ideale. Ma è molto aggressiva anche la fiancata, con questi passaruota molto grandi che ospitano in questo caso pneumatici da 19 pollici, e poi queste linee sulla parte posteriore della fiancata che si incrociano e sono secondo me molto originali e contribuiscono a dare all'insieme un'armonia molto sportiva. Poi c'è la coda che secondo me ha l'impostazione stilistica più originale per questa Maserati, con questo spoiler integrato nel cofano del baule che è affusolato, molto affusolato, e questi fari che sono ovviamente a LED. Su tutto, o meglio sotto di tutto, ci sono naturalmente 4 terminali di scarico che contribuiscono a rendere la macchina ancora più cattiva e aggressiva. Ma adesso vi faccio vedere lo spazio che c'è dentro, a cominciare dal bagagliaio che misura sulla carta 500 litri, è molto profondo, ha l'imbocco però un pochettino stretto a causa dell'unotto posteriore che arriva fino a questa altezza, quindi per carichi di valigia più grandi evidentemente ci potrebbe essere qualche difficoltà in più. Ovviamente qualcosa bisogna sacrificare sul piatto per avere un design comunque molto, molto bello, molto sportivo. Vi devo dire due parole anche sull'abitacolo di questa Ghibli. L'impostazione stilistica è molto moderna, molto nuova per una Maserati. Tutto è rivestito di pelle, che è di serie, sia per i sedili che per il cruscotto. La qualità percepita è buona, anche se non raggiunge nei dettagli quella delle auto delle concorrenti tedesche. Su tutto qui al centro domina l'impianto linfotelematica, che è di derivazione Uconnect gruppo Fiat, molto intuitivo, ma non raggiunge i livelli di connettività di alcune concorrenti.
e vi faccio vedere come si sta dietro. Lo spazio è un po' giusto, c'è per quel che riguarda le gambe, ero seduto qui davanti e sto abbastanza comodo, ce n'è un po' meno per i piedi e ovviamente in tre adulti si viaggia un po' scomodi perché c'è questo tunnel centrale che è molto prominente. Per il resto la sensazione è quella di essere un ambiente ovattato con questi sedili che secondo me sono molto comodi. La Ghibli che ho appena provato costa 66.000 euro, quindi è la Maserati più accessibile del momento. Di serie praticamente tutto, dalla pelle all'impianto di infotelematica, a parte si pagano principalmente le sospensioni elettroniche Skyhook che io consiglio vivamente. Mi è piaciuto il comportamento di guida, da vera sportiva, e il sound che i tecnici Maserati sono riusciti ad ottenere da questo motore diesel. Non mi è piaciuta la logica di inserimento della retromarcia, la leva del cambio automatico, l'impugnatura del volante un po' troppo massiccia e alcune finiture secondo me migliorabili. Peccati veniali di una Maserati che entra per la prima volta e prepotentemente nel segmento E con l'obiettivo di dare del filo da torcere alle tedesche, emozionando chi la guida e chi la guarda. Thank you.